Buon pomeriggio, 13:30, è martedì 7 maggio, ben ritrovati con InfoStudio in apertura alla notizia della nuova inchiesta che naturalmente genera una nuova bufera politico-giudiziaria sulla regione Calabria, perché vi sono coinvolti personaggi assolutamente di vertice della politica calabrese. Nuovamente indagato il presidente della regione Mario Oliverio, con lui l'ex vicepresidente della regione, lo era quando la giunta era guidata da Agazio Loiero, ma è poi stato anche ex deputato, è stato segretario regionale dei DS, Nicola Adamo, ed era uno dei consiglieri regionali, diciamo, più importanti della scorsa legislatura, e per il sindaco di Cosenza, anche Mario Occhiuto, è scattata questa indagine che riguarda l'accusa di associazione a delinquere, riguarda una presunta cupola formata da politici, tecnici ed imprenditori che determina ed influisce sugli appalti, che determinerebbe ed influenzerebbe gli appalti pubblici. Su Adamo c'è anche il sospetto che abbia piazzato uomini a lui fedeli nei settori chiave dell'amministrazione, lo scrive il Fatto di Calabria.it questa mattina. Le indagini si sono focalizzate in modo particolare su due grandi appalti, ovvero quello per la metro leggera di Cosenza Rende e la costruzione del nuovo ospedale di Cosenza. Vi ricordo che proprio a Cosenza, presso i cantieri per la costruzione del nuovo ospedale, anche recentemente la Guardia di Finanza si era recata per acquisire documentazione. Secondo i magistrati della Procura, dietro a queste due opere pubbliche potrebbe esserci una serie di turbative d'asta, frodi nelle pubbliche forniture ed anche alcuni episodi di corruzione. Fra l'altro, proprio l'accusa di corruzione è quella mossa al sindaco di Cosenza Occhiuto, che oggi è candidato in pectore, come sappiamo, per il centrodestra alla regione. Inizialmente contrario al progetto della metro leggera, Occhiuto poi avrebbe, secondo, ripeto, l'ipotesi dei magistrati, barattato il proprio assenso con la promessa di finanziamenti per il museo di Alarico, che era già stato oggetto di una gara d'appalto illegittima. In questa inchiesta, peraltro, Occhiuto compare anche come parte offesa. Un capitolo, infatti, è dedicato agli eventi del 6 febbraio 2016, quando il suo primo mandato da sindaco si interruppe in maniera traumatica per via delle dimissioni anticipate di numerosi consiglieri comunali, tra i quali anche Luca Morrone, al quale Adamo e Oliverio avrebbero promesso un posto da vice sindaco nella giunta che si sarebbe poi formata dopo Occhiuto, oppure un incarico alla regione. Lo stesso Morrone a sua volta è indagato per traffico illecito di influenze, al pari di Luigi Incarnato, anche lui all'epoca consigliere regionale, che avrebbe esercitato la propria influenza su altri consiglieri regionali. Sono 20 gli avvisi di garanzia che sono stati notificati, e sono stati notificati ieri, fra le altre cose. Naturalmente si tratta di un'inchiesta di cui si è avuta notizia, i cui dettagli andranno approfonditi, bocche cucite per il momento dal Palazzo di Giustizia di Catanzaro, ma certo la cosa non potrà non fare rumore, anche perché siamo in piena campagna elettorale, tanto per le politiche, per le europee, quanto per le amministrative del 26 maggio prossimo, e vi ricordo che comunque entro la fine del 2019 dovranno essere delineati gli assetti, a cominciare dai candidati per la presidenza della giunta, per le regionali invece prossime venture. E parliamo invece adesso di Paolo Pollichieni, che è scomparso la notte scorsa all'età di 62 anni a Padova. Paolo Pollichieni era una delle firme più autorevoli, riconosciute, diciamo pure anche temute nel senso professionale del termine, perché si trattava di una penna, insomma, importante, pesante, dal potere. Paolo Pollichieni era locrese di origine, però era reggino d'adozione. Difatti, dopo la gavetta che ha fatto, come tutti in sostanza i giornalisti che hanno cominciato a scrivere su piccole testate, il salto di qualità della sua carriera avvenne con l'assunzione all'Ansa, prima come corrispondente da Locri, poi alla Gazzetta del Sud nella prima metà degli anni 90. La Gazzetta rimase ben 13 anni, diventando poi caposervizio della sede di Reggio Calabria, e poi nell'ultima parte, diciamo così, della sua vita e della sua carriera, Pollichieni ha avuto incarichi direttivi importanti. È stato il direttore di Calabria Ora, un esperimento purtroppo poi finito non bene, ed era, fino all'ultimo momento, è stato il direttore della testata online Il Corriere di Calabria, ai cui collaboratori, giornalisti e editori, naturalmente, ci
stringiamo sensibilmente, anche perché la nostra è una testata duramente colpita da una mancanza e quindi conosciamo bene cosa si prova in questi momenti. Ovviamente il cordoglio esprimiamo anche alla famiglia di Paolo Polichieni, alla moglie e ai figli. C'è da dire che il cordoglio, ci sono numerosissime reazioni alla notizia della morte di Polichieni, ha espresso per tutti i giornalisti calabresi, certamente il segretario generale della Federazione Nazionale della Stampa, Carlo Parisi. Ancora non abbiamo notizia dei funerali, che comunque dovrebbero essere celebrati entro la giornata di domani, ve ne daremo notizia successivamente. La Guardia di Finanza di Lamezia ha arrestato e posto ai domiciliari un imprenditore di 50 anni, Gianfranco Caporale, che era stato il titolare di un'azienda nel settore della fabbricazione di infissi, eseguendo contestualmente il sequestro di beni per 1.200.000 euro, arresto fatto su richiesta della Procura di Lamezia. Secondo quanto è emerso, la ditta ha occultato rimanenze di magazzino per oltre 700.000 euro, proseguendo l'attività tramite una società costituita per tramite di un ex dipendente che era fittiziamente intestata alla madre di Caporale, imprenditore, ripeto, la società, ripeto, era di fatto fallita. Inoltre è stata disposta la sospensione temporanea dall'attività di un professionista che aveva fatto da curatore fallimentare, che ha stipulato contratti di locazione degli impianti a canoni irrisori, dando la possibilità all'imprenditore fallito di utilizzare in nero l'impianto oggetto di bancarotta fraudolenta. Quest'anno non sono stati ancora molti in questi primi 5 mesi di trovamenti di piantagioni di canapa. Una è stata rinvenuta ieri nel Regino, a Sant'Ilario dello Ionio, dai carabinieri di Sant'Ilario e da quelli dello squadrone riportato cacciatori, che in un'area demaniale incontrata sul Lazzo hanno scoperto questa piazzola di bitalo, vedete, alla coltivazione della canapa, che era nascosta, come sempre avviene in questi casi, dalla vegetazione molto fitta e composta da circa 100 piante di altezza variabile, alcune già con infiorescenze. La sostanza stupefacente è stata distrutta sul posto. Questa mattina presso l'Istituto Pertini di Crotone si è tenuto un interessante convegno, è stata l'esposizione in sostanza di una ricerca che è già in corso in 3 siti di interesse nazionale, fra i quali anche quello di Crotone, per quanto riguarda il rapporto tra l'ambiente, l'inquinamento, quindi l'ecosistema, e la salute umana, perché purtroppo è innegabile, anzi è di tutta evidenza, che ci siano dei numeri, delle situazioni, dei dati, soprattutto dei dati, che rendono innegabile l'influenza che l'eredità, in qualche caso il lascito inquinante dell'era industriale ha lasciato. Per questo poi i ricercatori della CNR, del CISAS, hanno voluto incontrare gli studenti per parlare con loro. Ci soffermeremo, torneremo su questo argomento con un servizio ancora più particolareggiato. Vogliamo proporvi però qui in questo caso i brani di 2 interviste con il professor Fabrizio Bianchi del CNR e con Angela Cuttitta, che è una biologa marina, con i quali abbiamo parlato rispettivamente appunto di quanto effettivamente sia stato in senso negativo condizionato il territorio e la salute umana naturalmente da questo inquinamento, e quanto alta è, diciamo così, la febbre del mare di Crotone. Professore, cosa è emerso di nuovo da queste ricerche? Che rapporto c'è tra inquinamento ed epidemiologia? Ma queste ricerche sono in corso e alcune molto avanzate, siamo vicini ai risultati. La parte ambientale, ci sono già molti risultati che evidenziano una distribuzione di inquinanti molto diversificata e in alcune aree molto preoccupante, ma anche dei messaggi molto chiari sul fatto che alcuni dei rischi sono spesso sopravvalutati, altri sono sottovalutati, quindi bisogna conoscerli bene. Sul versante ambientale ci sono molti risultati interessanti. E sul versante sanitario ci sono 2 studi, uno più avanti, che è quello sulle coorti di nascita, che è molto importante perché va a verificare nel tempo dopo la nascita, anche prima, durante la gravidanza e dopo la nascita, come evolvono i rischi ai quali le donne sono state sottoposte, e lo vede nel tempo, quindi è un lavoro che produrrà già risultati. Qualcosa sta già producendo, ma li produrrà nel tempo, perché sono dati che hanno bisogno di essere
monitorizzati nel tempo per vedere l'evoluzione sul breve, medio e lungo tempo. Poi c'è un altro studio che stenta a partire, ma confidiamo che possa partire, che è su marcatori precoci di rischio cardiovascolare e di rischio anche renale. Perché riteniamo che questi studi molto avanzati che si concentrano non sulle malattie ma si concentrano su marcatori precoci di malattia, quindi prima che la malattia emerga, siano molto importanti e significativi in una situazione onestamente a rischio come quella di Crotone, però per la quale non si sa, le conoscenze ancora non sono sufficienti a prendere delle decisioni mirate. La decisione invece globale che andrebbe presa, e questa lo dice la legge, è quella di procedere velocemente con le bonifiche dei terreni e delle acque e dei suoli contaminati. Alcune specie sopravvivono bene, altre no, tuttavia c'è la posidonia, insomma come al solito un po' di chiaro, un po' di scuro. Qual è la salute del mare di Crotone? Allora, ci sono specie che sono chiaramente indicatrici di una situazione che non è perfettamente limpida, ovviamente parlando di ambiente marino. Sono delle specie opportunistiche che riescono a sopravvivere, a insediarsi, a dominare, quindi questi indici di dominanza che vi ho mostrato. Certo, la presenza della posidonia nelle zone limitrofe al SIN chiaramente indica che la contaminazione in queste zone non è così devastante, però ci sono dei traccianti ambientali che indicano appunto che quando c'è grande dominanza di alcune specie a scapito di tante altre c'è poca biodiversità. Quindi chiaramente questo tema va ancora approfondito e sicuramente è di interesse, sicuramente è di interesse. È il mese mariano, mese giubilare questo per la città di Crotone, i festeggiamenti, le celebrazioni religiose sono entrate nel vivo domani, ieri avrebbe dovuto tenersi la solenne celebrazione con ospite Monsignor Giancarlo Bregantini, il vescovo di Campobasso Boiano, che ha dovuto rinviare il suo impegno, sarà domani a Crotone, poi arriveranno gli altri vescovi ordinati a Crotone o crotonesi d'origine, Monsignor Cantavora, Monsignor Staglianò, Monsignor Caiazzo. Sabato prossimo la processione del quadro presso l'ospedale e la celebrazione eucaristica alla fine sarà officiata dal Cardinale Menichelli, quindi siamo, ripeto, nel pieno dei festeggiamenti. E a Crotone, in occasione di questo mese mariano e dei festeggiamenti, c'è un'iniziativa di cui vi abbiamo già parlato, Eccomi, che riguarda il rapporto della città con la fede e con l'antica arte orafa, che a Crotone ha vissuto dei momenti esaltanti e ha lasciato un'eredità importante, di cui torna a parlarci Giuseppe Laratta. Ci sono stati anni in cui la carestia, ma soprattutto la siccità, prendeva queste terre, ma proprio in maniera forte. E allora dici, ma questa Madonna così miracolosa, la portiamo a Capocolonna. Portano la Madonna a Capocolonna, arriva la pioggia. E allora il vescovo della città, che si chiamava Antonio Lucifero, allora, dispone che il quadro al ritorno venga custodito in cattedrale. E sono 500 anni di amore, di devozione alla Madonna di Capocolonna. Nel 1519 la sacra effigie venne incendiata dai turchi approdati nella città pitagorica, ma non prese fuoco. Per questo motivo venne buttato a mare e il quadro venne trovato da un pescatore su una spiaggia. Sono dunque passati 500 anni da questo miracolo e dal ritrovamento e oggi nel 2019 i fedeli si trovano a festeggiare questo importante appuntamento per il quale è stato dichiarato il giubileo con tanto dell'apertura della Porta Santa da parte dell'arcivescovo Domenico Graziani. Alla Beata Vergine tutti rendono omaggio ed è proprio a lei che è dedicata Eccomi, una linea di gioielli, un brand interamente realizzato a Crotone da crotonesi, disegnata dall'imprenditrice Anna Riga e realizzata dall'ora Saverio Romeo, Eccomi si sviluppa in bracciali, collane, orecchini e anelli in pezzi unici, composti interamente a mano in tutte le componenti, tutti dedicati a questo importante traguardo che i fedeli stanno vivendo proprio in questi giorni e che vedrà l'apice nel pellegrinaggio notturno nella notte della terza domenica di maggio. Un binomio che ha generato una sinergia importante tra l'imprenditoria e l'arte orafa artigianale made in Crotone, con dedizione, passione e attenzione ai minimi dettagli.
questo prodotto viene fatto integralmente a Crotone, quindi senza l'ausilio di altre maestranze esterne. Cioè, ci vuoi dire, Saverio, non è una cosa assemblata? Non è una cosa assemblata, tantomeno fatta al computer, tantomeno fatta alla stampante 3D. Perché, diciamoci la verità, Saverio, senza ovviamente fare nomi, si può fare arte orafa anche assemblando semilavorati che vengono da fuori regione. Naturalmente, ormai uno si alza la mattina e può fare anche l'orafo. Con le stampanti 3D, con i computer che abbiamo sotto mano, possiamo fare qualsiasi cosa. Invece in questo caso, ripetiamolo, c'è stato, fermati un attimo, un creativo calabrese che è appunto Anna Riga, che ha concepito il monile, che ha fatto il disegno, e la tua davvero arte orafa preziosa che hai messo a disposizione per arrivare a questi risultati. Esatto. Il messaggio di Anna Riga è stato trasmesso poi con la plasticità del metallo. Eccomi sta avendo un ottimo successo, tant'è che la prima fornitura è terminata già il primo giorno di messa in vendita e ora è già disponibile la seconda fornitura. Numerose sono anche le richieste arrivate e che continuano ad arrivare da svariate parti del mondo, simbolo della vicinanza e dell'affetto che i fedeli, sparsi ai quattro angoli del globo, nutrono per la Madonna di Capocolonna, madre di tutti i crotonesi. Domenica prossima è la festa della mamma e torna in tutta Italia la Zalea della ricerca della Fondazione AIRC. La Zalea è il simbolo, ormai credo lo sappiate, della battaglia contro i tumori femminili. Questa festa, ovvero questa pianta, colorerà 3.700 piazze italiane. 168 di queste 3.700 piazze sono in Calabria. State vedendo? Allora, possiamo farli ripartire? Chiedo a Walter Rocca in regia, così le spiego. Questo è ovviamente il manifesto di quest'anno. Quella che vedete a sinistra la rivedrete tra poco, tra un istante, è una testimone della malattia purtroppo e di come abbia con il percorso, grazie alla ricerca, ottenuto, sconfitto la malattia. C'è una possibilità online di contribuire e poi questo è il sito dell'AIRC sul quale potete andare per trovare fra l'altro la piazza più vicina a voi. Vi ricordo che a fronte di una donazione di 15 euro, minima se volete, potete anche donare di più, insieme ad ogni piantina viene consegnata una guida che contiene informazioni sui più recenti progressi della ricerca con commenti degli esperti ed indicazioni sull'importanza di adottare abitudini e comportamenti salutari, soprattutto a tavola, lo sappiamo. Nell'ultimo triennio l'AIRC ha messo a disposizione dei ricercatori più di 32 milioni di euro per studi sulla prevenzione, la diagnosi e la cura del cancro al seno e dagli organi riproduttivi. E allora ascoltiamo questa testimonianza. Questa foto rappresenta per me il momento in cui ero all'apice della felicità, perché ero riuscita a costruirmi una bellissima famiglia. Poco dopo questa foto ho scoperto di avere un tumore al seno e la paura è tantissima quando ti danno una diagnosi del genere. Adesso ci sono terapie molto più mirate e la sopravvivenza è aumentata tantissimo. Quando io mi sono ammalata queste cure non erano ancora state scoperte e quindi la mortalità era molto più alta. Sentivo forte la responsabilità di essere mamma, di lasciarli soli e anche come moglie non volevo lasciare mio marito da solo. La paura è diventata la leva che poi mi ha dato la forza. E allora mi sono fatta coraggio e ho tirato fuori una grinta e una forza che non pensavo di avere. E nonostante sia stato molto duro, ad oggi sono molto contenta. Io pensavo di morire entro due giorni e invece poi sono ancora qui da 4 anni. È difficile mantenere la lucidità quando sei in preda al panico e al terrore. Bisogna imparare a saper gestire la paura che ti accompagnerà per sempre. Non sono guarita del tutto, lo so, però sono libera da malattia e questo è per me fondamentale, perché io vivo ogni giorno come se fosse l'ultimo e me lo godo appieno. La malattia mi ha insegnato a ridefinire le priorità, la famiglia,
la salute, e quindi questo vuol dire anche l'importanza della ricerca vivendola sulla mia pelle, proprio perché ho visto, sono stati scoperti nuovi farmaci e nuove cure contro il cancro. AIRC rappresenta la speranza che la ricerca faccia ancora progressi. Spero che la mia testimonianza porti un po' di conforto e soprattutto spero che il mio piccolo contributo porti poi dei progressi scientifici in qualche modo. La lotta di una donna contro il cancro. Domani, in questi giorni, vi faremo conoscere invece Carlotta Giorgi, una ricercatrice con 5 figli che si divide tra la famiglia ed il lavoro, un lavoro al quale guardano tutti, siamo tutti interessati. Vi ricordo, domenica prossima, festa della mamma, le Azalee della ricerca in 3700, esatto, piazze italiane, 168 le sedi in Calabria. Vi ricordo che il telegiornale torna alle 19.20, alle 14.45 torna invece Buon Pomeriggio. Vi ringrazio per averci seguito, a più tardi.